Oggi mi è arrivato un giochino nuovo. Per chi non le conoscesse, qui già chiaramente mi è caduto nel packaging appena arrivato, sono le palle magnetiche. Strumento molto utile, molto divertente. Poi dopo metterò solo per gli abbonati. Un video dove in buona sostanza le provo, però non ridete perché ero stanco morto, avevo appena finito di allenarmi, allenarmi con un altro cane e il cane che vedete, vale a dire extra, io non la sto lavorando, la sta lavorando mio figlio, il piccolino, di 10 anni, e quindi io non farò alcun tipo di forzatura, la farò sbagliare, è proprio per vedere la funzionalità di queste palline magnetiche, queste palle magnetiche. Le avevo già provate frontalmente, oggi quello che vedrete nel video è proprio un primo tentativo, cioè io le ho messe e è partito il video. L'utilità non è una marchetta, cioè non mi paga questa azienda qui a me per fare la marchetta, per essere chiari, ma l'utilità di questo strumento di lavoro è altissimo. È veramente molto 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 alto. Poi ognuno preferisce dove metterle e come gestirle. Per me sono uno strumento molto molto utile. Comunque lo vedrete nel video, per chi, almeno per il prossimo mese, un video che vi farà anche ridere, sono sicuro, sicurissimo, perché sono appena, cioè, sono assolutamente rimbambito, stanco, avevo scottato, stacchi, macello, perché tutto questo, anche la passione dei pesi pesanti, sicuramente non il bodybuilding, ma quello immagino lo aveste dedotto dalla fisicità. E niente, questo è quanto. Sono le palline magnetiche. So che molti di voi non le conoscono, peccato, perché è veramente tanta roba. Ora cerco di farvele vedere anche come sono Si strutturate. apre da sopra. Questa è una, quella per esercitare in buona sostanza la combattività, no? Quindi una volta che il cane la prende, stimoli una resistenza e quindi la fai vincere. E poi c'è l'altra che non scenderà mai adesso. È ovvio, ovvio, perché c'è il magnete che le impedisce di scendere, che è questo. Questo è il magnete, che come potete vedere si attacca. Questa seconda pallina non ha corda, non ha niente. Il magnete, per intenderci, si divide in due. Io generalmente lo uso attraverso un jacket della Gappai, no, non della Gappai, non ricordo che marca, un'altra marca. E mi ci trovo veramente molto bene. Secondo me sono un super strumento. Sicuramente ci sarà qualche fenomeno che dirà: ma io queste le usavo già 50 anni fa, le facevo con lo stretch, le facevo con... Ok, perfetto. Poi c'è l'azienda seria che l'ha fatta con la calamita invece. Vedete? Chiaramente sono, no? Tra di loro si attaccano. Veramente strumentino molto interessante. Molto interessante. Il video di prova vera, vera, cioè vestito proprio male a casa, proprio finito l'allenamento, live, lo trovano gli abbonati. Se volete, vi abbonate o guardate, altrimenti
Mettete la vetturina al cappottino e andate al parco. Ripeto, non fate fenomeni. Non ho fatto alcun tipo di correzione sul cane, quindi non cominciate a dire le posizioni sono sbagliate, il cane non è messo bene, le... no, c'è una volontarietà, perché lei farà tutti gli errori che deve fare e da me non subirà alcun tipo di costrizione. E vi dirò di più, ho anche modificato il volume della mia voce per andare in contrasto con la voce che lei subisce abitualmente da parte di mio figlio, che è decisamente più delicata. Ma questa è una chicca che capiscono in pochi. Infatti mi sentirete con una voce decisamente più alta. Dai, ci vediamo nel video. Ciao ciao.